Buongiorno carissimi, bentrovati in questo mercoledì della terza settimana del nostro tempo di Pasqua. La liturgia della parola di oggi ci presenta un brano tratto dagli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 8. Stefano è stato martirizzato, è stato ucciso. C'è la sua sepoltura, si fa un grande lutto per lui. Nello stesso tempo c'è un'altra violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli Apostoli, si disperdono nelle regioni della Giudea e della Samaria. Filippo lo troviamo appunto in quest'ultima regione, in Samaria, città della Samaria, a predicare il Cristo. Quindi la persecuzione porta anche a una dispersione, è una dispersione che porta un annuncio particolare del Vangelo. Annunciare che cosa? Quello che nel brano del Vangelo appunto di oggi, tratto dal sesto capitolo di Giovanni, dal versetto 35 al versetto 40, il Signore ha voluto ricordare a ciascuno di noi. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Riecheggio un pochettino anche l'episodio, se vi ricordate, della Samaritana al pozzo. Si annuncia Gesù che è pane di vita, colui che estingue la sete in eterno, colui che dà la vita eterna. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora oggi ci vogliamo porre, a seconda della scu alla scuola della parola di Dio, ci vogliamo porre la nostra fatidica domanda: annunciatori di chi o di cosa? Annunciatori di Gesù, della vita in Gesù, dell'annuncio di quella parola che è parola di salvezza, parola che acquieta anche il mio desiderio di. Ecco, nella vita bisogna certe volte fare anche un po' la fotografia della situazione nella quale ci si trova. Pensate un po' anche quando uno deve fare una visita medica, c'è bisogno di una risonanza, di un TAC, non so, di un'ecografia per vedere nel profondo che cosa c'è che non va. E poi attivare quella che è la terapia giusta per poter risolvere il problema. Noi oggi vogliamo fare una fotografia sulla nostra esistenza. Siamo capaci di annunciare il Signore, ci vergogniamo della nostra fede, nei nostri ambienti diamo testimonianza del nostro vivere il cristianesimo, anche se non lo diciamo con le parole, ma con il nostro atteggiamento. Bene, facciamo una foto di quello che realmente siamo e poi cerchiamo anche alla scuola di Gesù di comprendere quali sono i passi giusti da dover compiere. Bene, auguro a ciascuno di voi una buona e una santa giornata e ci ricordiamo delle parole del versetto al Vangelo. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, dice il Signore, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.